Albano Carrisi è sempre al centro delle notizie di cronaca rosa e spettacolo. Il leone di Cellino San Marco è un personaggio molto chiacchierato. Vuoi per la sua influenza internazionale a livello discografico, vuoi per la travagliata situazione sentimentale che lo coinvolge in un burrascoso triangolo con Romina Power e Loredana Lecciso. Albano, volente o nolente, è protagonista quasi quotidianamente di rumors. L'ultimo, circolato nella giornata di ieri, è arrivato direttamente dagli studi Mediaset, precisamente Mattino 5. Nel salotto di Federica Panicucci è rimbalzata la voce di un addio alle scene musicali da parte di Carrisi. Una notizia che in poche ore è diventata di dominio pubblico gettando nello sconforto i fan del cantante. Ma è davvero così? Punto a voler porre i puntini sulle i è il diretto interessato? Albano Carrisi, che nella notte ha rilasciato una lunga intervista a Rai Radio 2 all'interno del contenitore radiofonico I Lunatici. E qui il leone di Cellino San Marco ha un po' parlato a lungo, a 360 gradi, della sua vita sia professionale che privata. Per esempio, Carrisi ha spiegato di non aver mai fatto una vacanza, solo quella fatta all'Isola dei Famosi qualche anno fa. E quindi è arrivato il momento di fare una pausa di intelligente e salutare riflessione. Non sto parlando di vacanza, parlo di pausa canora, punto. E così Albano Carrisi ha sottolineato come sì, ci sarà una pausa a partire dal 1 gennaio 2019, ma solo di 3 mesi. Devo revisionare le mie corde vocali. Non è un ritiro. Mi sono stancato di doverlo ripetere. Non esco di scena. Anche perché a quanto pare il leone di Cellino San Marco presto sarà impegnato in una fiction. La Publispay mi ha offerto una fiction di 6 puntate. Posizione, sul presunto ritiro, che non muta neanche all'interno del salotto di Pomeriggio 5. Mi sembra di aver parlato chiaro, ha detto ospite da Barbara D'Urso. Ritorno a cantare dopo la paura perché senza musica non posso vivere. Ma perché c'è grande attenzione nei confronti di Albano e della sua vita privata? Faccio audience, che vuole che le dica, ha detto ironicamente ai Lunatici su Radio 2. E il suo stato di salute? Albano Carrisi non nasconde di avere qualche acciacco, sia per via dell'età che per l'infarto che lo ha colpito ormai quasi 2 anni fa. Come sto io? Grazie a Dio, non dico al 100%, ma al 95%, la mia salute è perfetta. Chiaro, quando subisci un infarto, quando subisci un'ischemia poi devi andare avanti con un po' di pillole, con quelle cose che non ho mai utilizzato in vita mia. Adesso è arrivato il momento di utilizzarle, ma da qui a ritirarmi ce ne vuole. E secondo il settimanale Oggi è pronto un nuovo lavoro discografico. 8 inediti con Romina Power.